Francesco, tu sei uno dei primi acquisti di questa stagione. Come ti stai trovando con i tuoi nuovi compagni qui al Trapani? No, molto bene. Il gruppo è unito, c'è diciamo già un'ossatura importante dell'anno scorso, anche gli anni precedenti che hanno vinto la C2 e la C1, e anche noi nuovi ci siamo ambientati diciamo in modo molto rapido, anche grazie a loro. Tu avevi affrontato il Trapani l'anno scorso con la Feralpi Salò, che squadra ti era sembrata? Sicuramente una squadra molto forte, giocavano benissimo a calcio, soprattutto in casa del Trapani abbiamo fatto molta fatica. E una squadra forte che ama giocare con la terra, poi i risultati sono visti durante l'anno. In questi primi giorni di ritiro come hai visto questa società? Ecco? È una società organizzata benissimo, hai a disposizione diciamo tutto, da qualsiasi problema, qualsiasi evenienza, sia fisica, sia tecnica, sia personale, la società è sempre disponibile, si vede che è una società ottima e ben organizzata. Come ti immagini questo campionato di Serie B, il primo per il Trapani, il primo per te? Ovviamente sarà un campionato molto duro, molto lungo, con la B a 22 squadre, sono squadre molto forti, quindi noi dobbiamo cercare di raggiungere il prima possibile la salvezza, il nostro obiettivo, e quindi dare a tutti quanti il massimo, perché per tanti è la prima volta in Serie B. Per chi non ti conosce, diciamo, spiega che tipo di giocatore sei. Ma sono un centrocampista offensivo, posso giocare sia da esterno che all'interno di centrocampo, e possiamo un po' ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, anche se il ruolo che preferisco è l'esterno, a sinistra, a destra. Conoscevi già Mister Boscaglia? Se no, che impressione ti ha fatto? No, l'ho conosciuto adesso, diciamo, dal ritiro. È uno che ama giocare a calcio, mi piace un gioco veloce, palla a terra, e quindi diciamo che ovviamente a tutti i giocatori piace giocare in questo modo, soprattutto i giocatori diciamo, che hanno doti offensive, doti tecniche. E poi anche una persona, è uno che cioè una persona diciamo che cerca il gruppo, dà molta importanza al gruppo e quindi che ci sia un gruppo unito. Dei tuoi nuovi compagni chi magari ti ha sorpreso positivamente? Ma già giocando contro l'anno scorso il Trapani aveva molta individualità, dato anche da un gioco corale che gli dava l'opportunità diciamo, di mettersi in posto, però soprattutto Madonia, Mancosi, sono dei giocatori molto forti, ho preso un insetto di Urici da Cremonese, altri giocatori molto forti, c'era Mecaro, Rizzato, quindi c'è la squadra, ci sono tanti giocatori forti, sia di esperienza e anche di giocatori più giovani che sono la prima esperienza in B. Cosa conosci di Trapani e cosa ti aspetti diciamo, da questa piazza che è molto calda? Sicuramente Trapani città conosco ancora poco perché non ci sono mai stato a parte da giocare, però mi ricordo diciamo, il tifo che era un tifo molto caloroso, si faceva sentire in campo. Se vuoi fare diciamo, un saluto ai tuoi nuovi tifosi che comunque hanno avuto modo di apprezzarti in questi primi giorni di granata per te. Ciao a tutti, sono Francesco e non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione.